Mi sembra che fa più odore questo di cipolla che le mie mani. Non sento odore, quindi secondo me magari ha funzionato. Il caffè, io mi vado a finire il mio caffè. Freddo. Adesso è freddo, dopo il video freddo. Un saluto a tutti qui da Pippo. Oggi vediamo i 3 migliori gadget da comprare su Amazon nel 2022. Quindi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e accendete la campanellina, molto importante per ricevere una notifica che è uscito un nuovo video. Niente di più. E mi trovate su Instagram, GoPippo, ma vi lascio il link in descrizione o qui da qualche parte. Ma iniziamo subito. Allora, vi presento subito il primo gadget da comprare su Amazon. Che cos'è questo? È semplicemente una caffettiera manuale, senza corrente. Lui dice che fa il caffè. Vogliamo provare? Allora, mi servono le istruzioni perché io qua non ci capisco niente. Abbiamo questa caffettiera, il misurino e non c'è più nient'altro. Quindi buttiamo via. No, di qua, di là. E allora abbiamo un contenitorino, la caffettiera con, buttiamo via, e il misurino. Ovviamente non farà chissà che caffè espresso, non lo so, però è tutto qua. Lui dice che fa il caffè, ma proviamo. Inzuni genzi, ingiuri, io non parlo tedesco, non parlo tedesco, meno male che c'è l'inglese qua da questa parte, ok. Ah no, mi devo ricredere, ha la batteria, quindi qui lateralmente troviamo un posto, infatti lo vedete qua, dice inserire batteria. Ero molto... Ma come si toglie? Ah, ma che bello prendere le batterie dai telecomandi. Meno male che ce l'abbiamo sempre i telecomandi. Ok, una volta messe le batterie, lo posiziono. Poi quello che dice è mettere un po' di caffè qua dentro. Quindi prendere un po' di caffè, la tazzina, così siamo a posto. Prendiamo questo e facciamo così. Prendere qua, inserirlo qua sotto. Ok, l'ho messo. Poi prendere questo, metterlo qui sopra. Ah, ovviamente si può usare l'acqua fredda per fare il caffè freddo o l'acqua calda se volete scaldarla. Poi devo mettere la tazzina, lo metto questo qui, poi dice di mettere questa, un po' d'acqua. Sta già gocciolando. Chiudere così e poi accendere. Vediamo cosa succede. Dovuto fare in fretta perché già stava andando giù, ma non dovrebbe andare giù, dovrebbe aspettare che finisca, cioè finisca di mettere almeno l'acqua. Però, ma in effetti, aspetta, fammi vedere, sta facendo il caffè, ragazzi, sotto sta scendendo caffè, non so se lo vedete, non so se notate qui, sta facendo, eccolo qua, sì, lo state vedendo, aspetta, ho messo un po' troppo. Aiuto! Ho messo troppo. Sì, l'ha fatto. Però adesso non voglio più. Mi fermo. Lo metto qui dentro così non devo fare macelli. Mamma mia, faccio sempre macelli. Meno male che non c'è mia moglie. Oh, il caffè è fatto, ragazzi, il caffè è fatto. Lo potete notare. Guardate qui. Lo potete notare. Direi di andarlo ad assaggiare questo qua. Vediamo. Allora, devo dire che allora, ovviamente non è un caffè da bar, non è caffè da macchinetta. Quello che devo dire è che sicuramente bisogna pressare un pochettino perché è venuto molto leggero. Però gusto di caffè è come fatto una macchinetta, diciamo, non pressato, quindi non forte, ha un gusto morbido, però... Ha il gusto di caffè, sì. Adesso io vabbè l'ho infilato qui dentro, non dovevo, vabbè. Comunque, scoperta delle scoperte, cioè ho il caffè, la macchinetta del caffè portatile. Quindi se volete andare in campeggio, volete andare da qualche parte, sì, ovviamente vi serve l'acqua calda, l'acqua bollente. Però magari se potete scaldarlo un pentolino in un fuoco, sicuramente il caffè ve lo fa. Voilà, mi sono fatto pure un caffè durante il video. Ma adesso metto a posto un attimo qui e vi faccio vedere il secondo gadget. Allora, il secondo gadget, il mio caffettino rimane lì, il secondo gadget consiste in una
saponetta. Una saponetta particolare, si chiama Kitchen Craft. Kitchen Craft è una saponetta, io già l'ho aperta. Praticamente questa saponetta è fatta di acciaio. Praticamente non rilascia nessun tipo di soluzione, non rilascia veramente niente. Ma questo è il suo contenitorino, quindi possiamo semplicemente appoggiarla lì e utilizzarla quando noi vogliamo. Ma che cosa serve questa saponetta di acciaio? Come vedete qua abbiamo praticamente cipolle, quindi cosa significa? Che è una saponetta per lavarci le mani. Lavarci le mani, ma come, d'acciaio, non rilascia sapone, non rilascia niente. Probabilmente l'acciaio attira gli odori. Quindi significa che se noi andiamo a tagliare del pesce, andiamo a tagliare della cipolla o qualcosa, abbiamo le mani puzzolenti di qualsiasi tipo di alimento, questa saponetta promette di eliminare gli odori. Ma è una roba fantastica! Dobbiamo andarla a provare perché sono molto curioso, quindi devo andare a vedere se ho le cipolle. Ok, ho preso la cipolla, adesso la vado tutta, diciamo, a tritare. Non guardate perché non sono effettivamente uno chef, quindi diciamo che sto tagliando una cipolla normalmente, non è che riesco a fare chissà che cosa, già sento l'odore. Mi sono impuzzolito le mani di cipolla, vediamo un po'. Sentiamo l'odore. Allora, io una cosa che è non piango, taglio le cipolle e non piango. È una roba incredibile, ma vi dico la verità, non mi viene da piangere. Perciò l'unica cosa che adesso devo fare, faccio così, mi imbratto bene bene le mani. Sì, cipolla e cipolla, perché mamma mia, odore fortissimo. Quindi adesso mi devo andare a lavare con la saponetta. Mi vado a lavare, facciamo una roba così. Sì, ancora so di cipolla, quindi vado a prendere la mia saponetta e la devo sfregare per un minutino, 30 secondi, fare tipo così, metto lì e insapono per bene. Non rilascia nulla, perché davvero molto strano strofinare, perché davvero io non sento niente. Adesso vado a sciacquare. Oh, ragazzi, vi devo dire la verità, allora, un pochettino lo sento ancora, proviamo l'altra. Non sento niente, adesso non sento cipolla. Oh, sembra che ha funzionato, quindi probabilmente funziona. Dopo andiamo a tirare le somme e vediamo un attimo. Il terzo gadget è molto molto più interessante, forse uno dei più utili di questi che abbiamo presentato. Vedete, questi sono dei profumi. Ve li ho girati così, non facciamo nessun tipo di pubblicità. Questo qui è praticamente un contenitorino dove noi possiamo andare a caricare i profumi che noi vogliamo. È una roba incredibile, perché se noi, allora, questo qui non dobbiamo usarlo per andare nelle profumerie e andare a rubare il profumo. Questo no, io ve lo sconsiglio e non mi assumo responsabilità se fate queste cose. Questa cosa è un contenitorino da viaggio, semplicemente da viaggio. Adesso dentro non mi sembra che c'è niente, perché l'ho utilizzato, volevo provarlo mentre andavo in vacanza, ed è molto molto utile. Abbiamo tanti contenitorini, se fate un acquisto ne trovate 4, 5 o 6, dipende dal prezzo che volete spendere e quanti ve ne serve, vari colori. Poi magari se avete più profumi voi potete sapere in base al colore il profumo che avete messo. Ma come funziona? Semplicemente qua abbiamo lo spruzzino, infatti se noi andiamo a fare così funziona, perché io l'avevo già caricato, ma vi faccio vedere come si carica. Qua sotto abbiamo semplicemente come gli accendini, praticamente da qui possiamo inserire il gas o il profumo che noi vogliamo. Infatti io vado a rimettere lo stesso profumo, così andiamo a praticamente a tirare la punta così e andiamo a fare questa cosa qui, andiamo praticamente a spingere dentro così, perfettamente. Guardate come è uscito, lui si caricherà. Infatti adesso io non so se lo vedete, ma
si vede che è carico, perché qui abbiamo il livello e da qui potete vedere come, quanto si è caricato e quanto ce n'è. Ovviamente lo possiamo utilizzare per, non so, qualche giorno che vogliamo andare da qualche parte. Questa roba qui vi permette di andare in aereo, quindi non dover superare i millilitri consentiti, e vi permette di avere sempre a portata di mano un profumo. Dove voi volete andare? Volete metterlo nella borsetta, che magari andate in qualche ristorante o qualche parte? Molto molto comodo, perché noi prendiamo e semplicemente ci spruzziamo, un profumo, siamo sempre pronti per le nostre serate. Mi sono intossicato mentre parlavo. Comunque molto molto utile questo gadget, mi è piaciuto particolarmente perché secondo me è uno dei migliori gadget che vi ho presentato al momento. Quindi, venendo a noi, quale di questi tre vi è piaciuto maggiormente? Fatemelo sapere nei commenti e fatemi sapere se volete provarli. Io vi lascio sempre i link in descrizione, quindi se andate qui sotto nella mia descrizione trovate il link dei vari prodotti acquistabili su Amazon a pochi euro. Questo lo trovate anche 7,90 euro, questo è una decina di euro l'uno, e questo qua mi sembra un 15 euro, quindi fatemi sapere cosa ne pensate e se li avete già provati. Ovviamente se li avete già provati mi potete dire cosa ne pensate. Ovviamente io vi invito sempre a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, così mi aiutate a crescere, aiutate a crescere il canale, tecnologie, testiamo sempre insieme i prodotti che troviamo nel commercio della tecnologia. Questo non è che parliamo di tecnologia all'avanguardia, però comunque sono accessori che potrebbero essere molto utili nella vita quotidiana. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, perché così la tecnologia non sapete mai quando vi possa essere utile. Effettivamente vedere un mio video magari vi può essere utile nella vita. E quindi attivate la campanellina, così avete una piccola notifica che è uscito il mio video. Noi ci rivediamo al prossimo video, rimanete sintonizzati e ciao!